quando sono arrivato a Passilughi ci porta a dire Prunelli Viu Morbu, un paese che conta 3700 abitanti, di 1000 di più che 20 anni fa, e la popolazione nuova, cioè la integrale, e per integrale c'è un arnese qui che viaggia piuttosto bene, di una struttura che si chiama AIO, che dà corsi di Azer e Ciaremi, corsi di lingua corsa, ma scontra i suoi responsabili e gli anti che suita si corsi. O lugali d'Aio si trova in piazza in Migliacciaro, stasera qui il primo corso di lana da principio, giusto non su un responsabile fiumorbaccio e la socio ci dice di più non tau pubblico accolto. Noi a Aio Fiumorbo facciamo corsi a Tegli, che sono diversi, che stanno come l'altro anno, abbiamo un pubblico per la maggior parte dei corsi. Con parecchi livelli, un gruppo mezzano, un gruppo di livello mezzano e di regola abbiamo un gruppo di principianti, ma quest'anno c'è troppo mondo, quindi abbiamo deciso di aprire un secondo gruppo, siamo già quasi pieni, siamo incustonati di tutto questo mondo che si fa quest'anno e ben inteso abbiamo di noi nei paesi continentali che cercano a capire, a imparare la lingua, a capire di noi. Capisce noi la nostra cultura e ciò che noi siamo. Allora, abbiamo una domanda forte, come si spiega questa attrattività per i corsi di lingua corsa? C'è forse un bisogno per i corsi di riacquistare la lingua e forse per quelli che giungono d'altro un bisogno di integrazione che passa per la lingua? Beh, penso che è una questione di identità e una questione culturale, di più corsi risentono bisogno di ritrovare ciò che noi siamo, ciò che noi eravamo e ciò che noi saremo, dunque cercano a imparare per certi o a riacquistare la sua lingua per poter campare la sua cultura e ciò che li so completamente in giro. In Asala i due pubblici mentuati da Esteban Saldana si ritrovano. Per i corsi si risente davvero il bisogno di francare un blocchimi in espressione linguistica. On nous interdisait de parler corse, on nous frappait à l'école. Moi, j'étais élevée au village à Petro jusqu'à 10 ans. Donc le maître, M. Grigel, nous frappait, nous tapait sur les dents. Et je complexais même de ne pas pouvoir le comprendre, le parler, enfin de ne plus. Peut-être que j'ai fait un blocage. D'altri soffrono steri giunti a Stalas in Corsica e pariguali a lingua e d'aver un arnesi d'integrazione. J'ai rejoint Aleria depuis le mois d'avril et mon épouse est corse et je souhaite apprendre la langue pour partager un peu la culture et puis mieux comprendre certaines chansons notamment que j'aime bien. Moi je suis originaire du Pas-de-Calais donc c'est vous dire que c'est vraiment une autre région et l'intégration par la langue et la culture pour moi c'est effectivement quelque chose d'important, en tout cas ça permet de rentrer plus facilement en contact avec les gens, ce qui n'est pas toujours évident. Ma la tele da Ion si pianta nell'imparare la linguistica, la socio bolino tramanda a storia di Corsica e quida di volti sconosciuta di un vio morbo. E mi parla appena di tutta la storia della Corsica, che è veramente abbastanza ricca, di tutti i fatti più importanti e anche, giustamente, di fatti specifici al vio morbo. Perché il Viu Morbo è un regione che bon, è tanto messo davanti in la cultura, in la storia e bon, abbiamo veramente questa volontà di mettere il Viu Morbo appena di più in lume. Ci permette veramente di imparare fatti culturali, dunque storici, e allo stesso tempo di adubrare la nostra lingua. Quest'anno saranno più di 60 sui tai corsi qui per via numerica, la te di sottracarchi, ma per mantenere la sua attività, Aio, cittadino scani in parecchi altri regioni dell'isola, ha bisogno di mezzi. La collettività si è impegnata all'Assemblea di Corsica di luglio scorso a darci un aiuto finanziale quante per altre strutture. Bon, ora siamo al momento siamo fin di settembre, però la convenzione ufficiale, aiuto ufficiale non abbiamo. Dunque aspettiamo e speriamo che la collettività tenga i suoi impegni, semplicemente. In un regione che conosce una pressione demografica maggiore con la facata di popolazione di noi, Aio vuole fare la lingua un patrimonio comune e vivo più che mai.